Ciao! Oggi vi mostro questo quindicinale che veniva spedito a casa. Era un piacere riceverlo perché c'erano tante cose utili da leggere ed imparare. Qui eravamo nella fine dell'anno 1959 ed io avevo quasi 5 anni. Guardate qui che avventure! Anche storie in rima. Ecco qua, questo è il giornalino Sant'Antonio e i fanciulli, che si arrivava a casa in abbonamento. C'erano tante storie da leggere, fumetti, giochi, notizie, in rima. Io, bambino, piccolo piccolo, non sapevo neanche leggere, guardavo le figure. Oppure la mamma me lo leggeva. Dopo, col tempo, si è modernizzato e è diventato messaggero dei ragazzi, più moderno. E guardate qua questa storia qua, mi è venuto in mente adesso di tirare fuori. Perché? Perché lo sto vedendo un film in TV. Quando passa il treno devono far saltare il ponte insieme al treno. Proprio del ponte sul fiume Kwai. Guardate che quella volta non c'era neanche, non si faceva neanche a colori tutte le pagine, perché costava. Mezza facciata era così. Allora, il ponte sul fiume Kwai. Ed era una bella storia che io l'ho letta tutta. I colori erano questi qua, al massimo, questa storia qua. E sono rappresentati la storia dal vero film. Questo personaggio va a vedere proprio il film. E così ha avuto l'idea anche lui di fare questo ponte che doveva costruirlo. Vedete, e continua, ogni giornalino aveva le puntate. E mi è venuto in mente perché proprio sto vedendo il film, i personaggi. Assomigliano. A un certo punto lo fanno saltare. E così anche lui quando costruirà il ponte. A un certo punto ci sarà qualcuno che farà saltare questo qua. Il ponte sul fiume Selz. Qui.
Mi pare di vedere il buono, il brutto, il cattivo che stanno mettendo la miccia per far esplodere. Non ho mai capito come fa a passare il fuoco su quella miccia. Come già sapete, quasi tutti voi domani andrete in un nuovo campo di lavoro. È peccato che non possiate assistere all'inaugurazione di questo vostro ponte. Comunque, vi farà piacere sapere che il completamento di questo tratto della ferrovia ci permetterà di portare gli ammalati al nuovo campo col treno. Il colonnello Saito ha concesso a me e al dottor Clipton di rimanere qui con gli ammalati. Ma vi raggiungeremo tra pochissimi giorni. Quando passa il treno, devono far saltare il ponte insieme al treno. Ecco, Se non l'avessi fatto, che mi avrebbero preso stesso i piedi. Per personaggio questo l'ho fatto. ha fatto saltare il ponte cadendo. Ecco, grazie anche a questi giornalini ho capito cosa è questo film, che non l'avrei mai visto. Da quando ero piccolo, sempre ricevuti. Ciao, ciao a tutti. Ciao.